Oggi faremo il braccialetto a fiori con un semplice uncinetto. Allora, il braccialetto a fiori è costituito da tanti elementi che poi dopo dovranno essere messi insieme. Si fanno questa specie di ragnetti, di fiorellini, che poi dopo li uniremo sempre con altri elastici. Allora, comincia col fare gli elementi. Ciascun elemento è composto da 7 elastici. Allora lo prendiamo questo. Allora, ognuno entreremo all'interno di ciascuno di questi. Quindi, cosa facciamo? Eccolo qua. Più semplicemente con l'uncinetto facciamo così ed ecco che abbiamo fatto questa specie di cerchio. Qui metteremo all'interno, eccoli qua, uno, praticamente 6 elastici. Tre, quattro, cinque. Ne farete o di due colori o più colori a seconda di come poi li volete comporre. Noi li abbiamo fatti azzurri e rosa. Allora, dopo aver fatto i vari fiorellini, non ci resta che unirli. Prima fase, si unisce fiore con fiore. Allora, questi due vanno uniti insieme e si uniscono così. Li uniamo sopra e li uniamo sotto. Non vi preoccupate se sembrano bruttini, dopo una volta che l'abbiamo stesi, il bracciale verrà molto carino. E lo facciamo allora, vanno uniti questi per i due lati, un lato deve rimanere libero e i due lati invece sono quelli di unione. Allora, due elastici per unire e due, uno sotto uno sopra, poi per unirli col precedente. Se qualcuno vi scappa lo tirate, vedete sono più carini non tirati, però per lavorarci poi è una tragedia. Allora, questo lo uniamo con il rosa. Diamo uno che scappa, così non scappa più. Ecco allora, poi lo uniamo sotto con questo qua. Allora, vedete, vanno uniti in questo modo, lasciando quindi uno sopra, uno sotto, che poi ci serviranno questi dopo quando andremo a fare la parte tutta intorno. Allora, a questo punto abbiamo fatto, comincia a prendere un po' la forma il nostro bracciale, dobbiamo unire questo
con, allora questo intanto l'acchiappiamo, che l'abbiamo trovato, questo è quello sopra e questo invece è quello da unire. Allora questo andrà unito a questo sopra di qua, cerchiamolo, questo è questo, eccolo qui. Poi uniremo questo a questo. A questo punto non ci resta altro che fare la rifinitura tutto giro giro. Questo bracciale è un po' lunghettino, non è nemmeno semplicissimo. Comunque è molto di effetto. Eccolo qua. Vedete? Dovrebbe già essere carino così. Allora, cominciamo a girarci intorno. Dobbiamo cioè unire tutte queste maglie, vedete? Tutte quelle maglie, maglie sopra, noi le andiamo a unire tra di loro, passandoci, mettendoci un nuovo elastico. Quelle che trovate le riunite dovreste trovarne uno in colore e uno bianco. Vedete che sta vedendo? Poi ci preoccuperemo di dargli una forma un pochino più carina, perché gli elastici non sono proprio. Allora, si continua quindi facendo il giro di tutto quanto, sopra e poi sotto. Una volta che è finito, a questo punto prendiamo l'elastico, lo rompiamo e chiudiamo la nostra catenella. Lo ripassiamo anche sotto, in modo tale che non si perda. Ora lo dovremo rimettere un pochino a posto, poi si toglierà. Eccolo qua il nostro bracciale. Allora, lo dobbiamo un pochino riaprire perché gli elastici messi all'inizio erano un pochino forti, perché non scappassero e si lavorasse un po' meglio. Ora dobbiamo riaprirli per benino, perché sennò il bracciale poi viene troppo duro. Una volta quindi allentati i vari elastici e tagliato i fili, quelli che abbiamo messo di unione, cioè l'elastico quello tagliato, il risultato è questo e lo indossiamo immediatamente. Eccolo qua, molto carino, molto estivo.